Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey. Si comincia, sta per decollare anche quest'anno, in questa stagione, questo progetto, la casa dell'hockey. Braccetto, MySports, il gruppo Corriere Teleticino. Si parte con il primo disco giocato dall'Ambria, anche il primo disco recuperato dal Nazionato. Ha impressionato il Kloten per come è stato in partita. Vero è anche che Gironi ieri sera, quello giù, non ha giocato la miglior partita. Attenzione qui all'Ambria, il tiro, Pestoni, prima grande occasione. Pare abbastanza equilibrata, perché il Kloten si fa pericoloso quando attacca. Fa altrettanto l'Ambria, qui ancora una volta Juvonen, il tiro, rete. E segna ancora lui, Misha Ramel, 1-0 del Kloten. Squadre pericolose quando attaccano, qui qualche problema nel disimpegno per Juvonen dietro la porta. Mezzo pasticcio, un po' come è successo ieri tra Id e Landry. Vedete che prova a far partire lungo la balaustra il disco Juvonen. Scambia con Lilia, c'è Virtanen sulla blu. Centro del box del Kloten, c'è Koster. Penalità, e che penalità veramente non intelligente. Attenzione, rigore addirittura. Praticamente gioca il bastone rotto per terra verso il disco, c'è solo una regola, c'è solo una scelta, ed è il rigore. E infatti erano passati solo 31 secondi. L'avevo già avvisato prima questo bastone, che cercavano di spingerlo verso il portatore del disco già in un primo momento, come vediamo bene qua, proposto dalla regia, e adesso arriva proprio la spinta in quel momento. Parte Bürgler. Passo a destra, Dario Bürgler, il tiro! Rete! Dario Bürgler! 1-1 e l'Ambri va a pareggiare quando siamo quasi alla metà di questa partita. Partita ufficialmente riaperta, bel rigore. Assolutamente sì, che freddezza. Aspetta quell'attimo, sceglie l'angolo. Andiamo a rivedere, ha già deciso secondo me dove metterla. Disco ancora in possesso dell'Ambristi, continua a giocare, azione ancora viva. Pacek fa segno di dare dietro il disco a Virtanen, il tiro, rete, Virtanen, ed è gol, 2-1 dell'Ambri. Zona difensiva da parte del Kloten, l'Ambri l'ha subito presa, buona, sono andati, e che fucilata. Tiro pazzo. Sicuramente comincia a preoccuparsi un pochettino di più anche il coach degli aviatori. E no, che lo sport pazzesco e meraviglioso, proprio perché può cambiare tutto veramente in un minuto. Assolutamente d'accordo con te. Ambri che continua nella sua pressione. Wittrich, rete, gol pazzesco di Wittrich, sottrazione. E andiamo a rivedere, sono curioso. E forse il Laurent Dauphin addirittura. Anga, canadese che a memoria alla fine comunque trova Morley. Anche il tiro, il palo del canadese numero 10. Uscita ancora di Daniele Grassi, non c'è fuori gioco, poi Spacek alza la testa, perde contatto però con il pack, ma rimane lì Spacek, rete, 4-1, cala il poker l'Ambri con il casco giallo, sempre più giallo. Sa soffrire l'Ambri e poi piazza il colpo, fa male. Grande uscita dal terzo difensivo di Grassi e voilà. Assolutamente sì, chi non segna deve aspettarsela, e questa era proprio la cinica di questa uscita. Primo attacco dopo un sofferto box play, prima azione. Bella combinazione, Spacek non perdona. Piazzato però ancora Simone Terraneo. Yamecki arriva con la parata di Juvonen. Tocco di Dauphin verso Spacek. La conclusione su Kirchner. La rete, 5-1 dell'Ambri. La rete di Lilia, partecipa anche lui alla festa del gol, a questa manita, al pokerissimo dell'Ambri, che per il momento
Andiamo a vedere un altro risultato, imita l'Inter nel derby questa sera, anche se siamo bellissimo in tutt'altro contesto, perché ha proprio voluto tempo da parte dei tifosi dell'Ambrì, che cominciano come nell'occasione di festa a cantare la Montanara. E finisce qui Old Rietzkis Abo, My Sports, das ist Hockey.